Ah no, mi hanno detto countdown, ma erano gli highlights, scusate. Allora, prima partenza con Mini che scatta benissimo al comando, poi succede un poco di tutto alle sue spalle. Da prima c'è questo tamponamento che vede protagonista Han Chenyu. Poi c'è questa toccata tra Joshua Durksen e Smal Kirill che esce in modo spettacolare dalla curva della rivazza. Poi al tamburello si toccano altre vetture, quella di Gabriel Bortoletto che va a centrarne un'altra, entra la safety car, poi qui c'è Axel Gnoss, va in testa coda, si riparte dopo il regime di safety car con Mini che mantiene ottimamente la propria posizione. C'è una toccata, credo, tra una vettura della Prema e la vettura di Pizzi. Degli Quanti perde delle posizioni per un problema tecnico, peccato perché il pilota pugliese era stato grande protagonista. Qui c'è la scorrettezza da parte di Jesse Salmenautio nei confronti di Jasmine Ferratti, qui l'attacco di Diego Conteccia sbagliato alla curva del tamburello nei confronti di un rivale, e infine qui ancora Salmenautio con Ferratti che sembrano avere parecchi conti da regolare, e l'arrivo bellissimo, importante, di Gabriele Mini che risale, sale a 240 punti in classifica contro